Ho bisogno di soldi, ho la bimba piccola. Se vuoi facciamo io e te con il tuo amico. Sono le chat di Alessia Piferi riportate dal programma Mediaset Mattino 5, conversazioni virtuali con alcuni uomini per fissare i termini di alcuni incontri a pagamento. Sono i primi di luglio del 2022. Da lì a pochi giorni la figlia Diana verrà trovata morta in casa dopo essere stata lasciata da sola dalla madre per 6 giorni. Con il tuo amico 200 euro o anche 150, noi tre stasera. Che ne pensi? Ti va? Scrive la 38enne di Ponte Lambro a un vicino di casa, ora indagato per favoreggiamento della prostituzione. La tua proposta per quanto riguarda noi è interessante, la replica del conoscente, ma lui stasera è troppo brillo per fare qualcosa. Poi continua. Ma tu questa cosa la vuoi fare seriamente? Cioè, se io ti passo delle persone, a te va bene? Risponde Alessia Pifferi. Sì, basta che paghino bene, che siano sane di salute. E chiede ancora all'uomo. Ieri il tuo amico mi ha chiesto se dormivamo insieme. Prova a chiedere se vuole passare la notte con me. Mi dà 300 euro. Il vicino ora si difende dalle accuse. Mi hanno dato lo sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento. Io con lei ci scherzavo perché la conoscevo da 20 anni e passa. È qualcosa che non ha senso, ha dichiarato in seguito, a ore 14 sulla Rai. Non ho mai visto un centesimo. Ha ammesso lei di aver avuto per 3 volte rapporti sessuali a pagamento. Mi ha chiesto se conoscevo qualcuno. Le ho detto di sì e poi fai quello che devi fare.